Anche quest'anno l'Università di Padova si è distinta nell'ambito sportivo, ecco, 25 le medaglie, insomma, un bel successo. Sì, diciamo che oggi siamo arrivati, anzi quest'anno siamo arrivati al 69esimo trofeo dei campionati nazionali universitari a cui partecipa l'Università di Padova e come sempre, insomma, con i ragazzi dell'Università di Padova siamo riusciti ad andare a medaglie, ne abbiamo preso 25 tra oro e argento, un buon risultato di un buon livello tecnico in tutte le discipline sportive che corona un lavoro che è stato fatto, che viene fatto puntualmente dal CUS, di organizzazione delle attività per gli studenti universitari che cominciano all'inizio dell'anno sportivo con i Ludi del Bo, che è una tradizione di tornei interfacoltà e che poi seleziona i migliori che vanno a livello nazionale. Quest'anno si sono tenuti a Salso Maggiore, in una cornice ovviamente molto interessante, e quindi siamo qui con il rettore per premiare tutti quanti i ragazzi come facciamo tradizionalmente. E ringrazio particolarmente il magnifico rettore di questa sempre costante disponibilità. Coniugare gli ottimi risultati nella formazione universitaria con lo sport è possibile, l'Università di Padova ci riesce. Sì, ancora tutti gli ultimi anni abbiamo avuto degli risultati molto buoni ai campionati nazionali universitari, cui gli atleti del CUS partecipano. Quest'anno il risultato è stato ancora più straordinario degli anni precedenti, quindi motivo per noi di grande soddisfazione. E appunto consideriamo il fatto che uno studente sappia coniugare in maniera efficace la riuscita negli studi e la riuscita nell'attività sportiva come un aspetto estremamente importante ed educativo, perché evidentemente allenarsi e impegnarsi per migliorarsi nell'attività sportiva e nei suoi risultati è qualcosa di estremamente impegnativo e quindi estremamente formativo ed educativo. Quindi per noi questi studenti sono degli esempi da seguire.